Siamo in compagnia di Annalita De Torre, assessore alla cultura, ma anche vice sindaco, assessore all'istruzione, insomma, chi più ne ha più ne metta, giusto per inquadrarci un po', insomma, una rappresentanza istituzionale a questa bella parata che conclude il Carnevale 2019 di Castellaneta. Sì, noi abbiamo come amministrazione accolto una richiesta che ci è arrivata dai commercianti di via San Francesco ed era quella di organizzare qui nella zona una serata per i più piccoli inizialmente e poi dalle 20:30 in poi proseguirà per gli adulti. Abbiamo accolto la loro istanza e stasera eccoci qui a festeggiare l'ultimo giorno di Carnevale in allegria. Quindi dalle 20:30 in poi saranno allestiti dei veri e propri DJ set all'esterno degli esercizi commerciali e ci saranno anche delle band dal vivo anche per incrementare un po' il commercio. Sì, certo, questo serve anche per portare un po' più di gente qui a Castellaneta, magari è un piccolo passo, ma con i piccoli passi poi si riescono a costruire grandi cose. Noi siamo sempre attenti e pronti ad ascoltare le esigenze e lì dove è possibile cerchiamo anche di accontentarle. In questo caso ci abbiamo provato, è una prima serata, l'anno prossimo ci auguriamo di trovare un coinvolgimento anche delle associazioni, l'Associazione Carnevale degli Alunni che probabilmente riprenderà insomma quello lasciato accantonato per un paio di anni, ma io sono fiduciosa che l'anno prossimo ci saranno anche loro qui a festeggiare con noi il Carnevale 2020. Le telecamere di Polifemo vogliono rivolgere anche un saluto al sindaco Giovanni Gugliotti, nonché presidente della provincia, che per motivi personali questa sera non è potuto essere qui. Stasera purtroppo per motivi personali non è qui a festeggiare con noi il Carnevale, ma saluta tutti i cittadini e ci rivediamo magari l'anno prossimo anche con lui.